Amici Trebi Meteo, bentrovati. Torniamo a parlare di cambiamenti climatici. Fino ad ora in vari appuntamenti abbiamo visto qual è l'attuale stato di salute del pianeta Terra. Ora proviamo a fare anche delle previsioni su quello che potrebbe accadere sul nostro pianeta. Guardate, tutto è legato sostanzialmente alla produzione umana di gas serra. Tutto dipende da quanto continueremo a produrre anidride carbonica principalmente. Questo grafico rappresenta l'andamento dell'anidride carbonica in atmosfera, che era sostanzialmente costante fino all'inizio dell'era industriale. Con la rivoluzione industriale è aumentata la produzione di CO2 ed è credibile che nei prossimi anni, nonostante gli sforzi e gli impegni di tutto il mondo, la produzione di CO2 tenda ad aumentare. Difficile fare delle previsioni certe, potremmo avere una concentrazione di CO2 enormemente più elevata rispetto a quella attuale o solo un po' più alta. In base a quello le temperature sulla Terra andranno di pari passo, quindi vediamo quello che potrebbe essere l'andamento della temperatura a livello globale sul nostro pianeta. Nella migliore delle ipotesi potremmo arrivare a fine secolo ad avere una temperatura media di 2 gradi oltre la norma, e sarebbe un'ipotesi anche auspicabile, tra l'altro è il limite che ci si è posti alla conferenza di Parigi 5 anni fa, ma nella peggiore delle ipotesi la temperatura del pianeta potrebbe arrivare a essere anche 5 gradi in più rispetto alla norma, con conseguenze davvero macroscopiche e drammatiche: scioglimento dei ghiacciai, innalzamento dei livelli del mare e sconvolgimenti da un punto di vista meteorologico o climatico. Speriamo di no, è tutto comunque nelle nostre mani. Rimanete con noi per nuovi aggiornamenti e nuove curiosità. Vi aspettiamo come sempre su trebimeteo.com.